Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Prima della pausa estiva il Consiglio regionale ha visto un'approvazione di un atto molto importante, ovvero la legge di manutenzione per l'anno 2022 che però in aula ha sollevato diverse polemiche. Vediamo. Approvata dal Consiglio regionale della Toscana, la legge di manutenzione regionale 2022 che va a correggere 15 leggi toscane che toccano vari ambiti, dai rifiuti al servizio sanitario, dal testo unico del personale al codice del commercio. L'atto, approvato con il voto contrario dell'opposizione, è passato senza un emendamento presentato dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, ma assente in aula al momento del voto e senza un articolo della legge perché la maggioranza è andata sotto durante la votazione in aula. Anche in commissione la maggioranza era andata sotto sui primi 8 articoli del testo. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del Consiglio che, tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni, ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva, appunto, della legge di manutenzione. Sì, un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione, molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utile alla Regione Toscana a partire da settembre, quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. La legge di manutenzione è un po' il tagliando dell'ordinamento regionale. Consentitemi di dire, è stata una occasione imperdibile per rendersi conto di come versa la maggioranza di governo di centro-sinistra in Regione Toscana. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e affari istituzionali. Il Giani non l'abbiamo assolutamente visto in commissione. Non solo, presenta una serie di emendamenti quando comincia il Consiglio regionale. Peraltro, uno di questi emendamenti non è presente neanche lui, che è l'unico sottoscrittore, e quindi inevitabilmente l'emendamento decade. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione, proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno, e abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda VAS, via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e diciamo, ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Siamo di fronte a una situazione a dir poco imbarazzante. Noi capiamo che nel Partito Democratico ci sia una certa fibrillazione con l'assalto alla diligenza di questi giorni, dove la diligenza sono gli ultimi collegi in Italia che sono ancora contendibili per chi nel Partito Democratico vuole andare a Roma. Ma non è un enorme sacrificio rimanere in aula, svolgere il nostro lavoro di consiglieri regionali almeno fino ad oggi, visto che poi i lavori si sospendono e riprenderanno a settembre, perché praticamente è l'ultimo delle settimane. Abbiamo visto su una legge di manutenzione che, per chi non è un addetto ai lavori, è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri 9 volte. Cioè 9 volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula.
non perché chissà cosa, perché non erano in aula. 8 volte, 7 volte in commissione, 2 volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni, che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentare in aula, e quindi viviamo in questo caos. Consiglio regionale che ha puntato molto forte anche su un bando in particolare, il bando Rigenerazione, che ha riscosso un notevole successo finora da parte dei comuni toscani che hanno aderito al bando. Sono 193 i comuni che riceveranno finanziamenti per 2,23 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana dedicati ai giovani. Il bando Rigenerazione Toscana, lanciato il 20 aprile scorso con risorse del Consiglio regionale della Toscana derivanti dall'avanzo di bilancio, in poco più di un mese ha cominciato a riscuotere successo e le domande da parte dei comuni a crescere sempre più. Penso il bando più riuscito del Consiglio regionale. Noi abbiamo stanziato all'inizio quasi 2 milioni di euro per sostenere progetti legati ai giovani, cioè a chi aveva sofferto di più durante la pandemia. Avevamo fatto intorno a 4 linee di intervento ed erano rigenerazioni differenti: rigenerazione sociale, la street art, aggregazione giovanile, i parchi gioco inclusivi, insomma. Quasi 200 comuni della Toscana hanno risposto con progetti molto belli e noi li finanziamo tutti. Abbiamo fatto una variazione di bilancio che aumenta queste risorse a 2 milioni e 300 mila euro circa, in modo tale da finanziare tutti i progetti e da dare risposte a tutti quei territori della Toscana che ce lo chiedono. Io sono orgoglioso di questo lavoro che abbiamo fatto insieme a tutto l'ufficio di presidenza e mi auguro di vedere questi luoghi vivi e attivi, perché lì c'è un pezzo di Toscana che riparte e credo che, insomma, per noi è stato uno sforzo importante, cioè abbiamo deciso, anche utilizzando la riduzione dei costi della politica, gli avanzi, di destinarli ad un progetti specifici. Era anche un rischio, potevano non rispondere nessun comune, in realtà le richieste sono state molto superiori a quelle che immaginavamo, quindi un grazie ai sindaci, un grazie alle amministrazioni e speriamo che per i ragazzi possano essere davvero un momento di ripartenza. E in Palazzo del Pegaso in questi giorni c'è stata anche la consegna del gonfalone d'argento, il più grande riconoscimento da parte del Consiglio regionale nei confronti di Alice Mariani, ballerina massese eletta prima ballerina della Scala di Milano. La nuova étoile della Scala, la massese Alice Mariani, ha ricevuto il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento. Classe 92, partita tredicenne dalla Toscana, dopo 10 anni trascorsi in Germania, la ballerina ha realizzato il suo sogno, vincendo il concorso internazionale indetto dal Teatro Milanese. Un traguardo prestigioso che la proietta nel firmamento delle étoile internazionali come Oriella Dorella e Carla Fracci. La prima ballerina sarà sul palcoscenico della Versiliana a Marina di Pietrasanta il prossimo 20 agosto, in occasione della gala di danza con i solisti, i primi ballerini della Scala. Per me parlare non è così facile come ballare sul palcoscenico. Per me quello è davvero il posto giusto per me, dove mi posso esprimere, dove posso emozionarmi. E quindi è stato un percorso travagliato il mio, perché sicuramente ho fatto tanti anni fuori, sono andata via di casa molto presto, avevo 13 anni, quindi ero molto piccola, sono andata a Milano e poi all'età di 18 anni mi sono trasferita in Germania. Pensavo fosse una piccola esperienza all'estero, invece è durata 10 anni, quindi insomma è stata abbastanza lunga, però il mio desiderio è sempre stato quello di tornare e quindi l'essere qui oggi nel mio paese, al Teatro alla Scala, con questa nomina di prima ballerina, davvero mi rende una persona fortunatissima e felicissima. A proposito di riconoscimenti in Consiglio regionale, anche una targa speciale per l'impresa compiuta dall'atleta paralimpico toscano Andrea Lanfri.
Per i suoi straordinari successi sportivi e per aver portato la Toscana sul tetto del mondo, il Consiglio regionale ha conferito una targa ad Andrea Lanfri. All'alba del 13 maggio del 2022, l'atleta e alpinista di Capannori, in provincia di Lucca, ha compiuto la grande impresa di essere il primo paralimpico a raggiungere la vetta dell'Everest. Il riconoscimento è stato consegnato in Palazzo del Pegaso dal presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, che ha sottolineato il valore di un'impresa non solo sportiva. Beh sì, senz'altro è stata una bellissima, per me una bellissima emozione, un bellissimo coronamento di un sogno che è tanti anni che è dentro di me e che coltivavo. Quindi diciamo ci sono stati tanti motivi di orgoglio. Ecco, per me arrivare su era un segno di rivalsa sulla malattia che appunto nel 2015 voleva, come dico sempre, ha tentato di fermarmi più volte, e la batosta che potevo dargli era quella di ripartire. Diciamo che questa è stata un po' la dimostrazione diciamo tangibile che non mi ha mai sconfitto, non mi ha mai battuto e ho sempre vinto. Ah, diciamo che fortunatamente questa spedizione, iniziata a fine marzo di quest'anno e conclusa l'ultimo di maggio, è stata secondo me abbastanza fortunata, ecco, fortunata sul livello nel meteo un po' di tante cose, ecco, un meteo che in queste situazioni è molto determinante, ecco, diciamo che tutto è andato benone, c'è stato solamente un periodo a inizio maggio, la prima settimana di maggio, che ha fatto un po' diciamo avere qualche dubbio, perché il tempo stava andando diciamo veramente nel brutto, e invece poi diciamo che c'è stata la settimana dopo che diciamo ha permesso il tentativo, perché la mia preoccupazione maggiore era quella di non poter neanche tentare la vetta. Invece poi diciamo che fortunatamente siamo partiti, ero consapevole, mi ero preparato appunto da tantissimi anni, ero pronto per questa avventura, e così il 13 maggio siamo riusciti ad arrivare in vetta. Erano le 5:40, un'alba indimenticabile, una soddisfazione immensa. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di Capannori, di Andrea, del suo percorso, di ciò che ha portato a compimento, e lo siamo non soltanto perché oggi Andrea è arrivato sul tetto del mondo, ma per il percorso che ha fatto e per quello che dà e ha dato alla comunità capannorese. Al di là diciamo dell'evento e del risultato di cui parliamo oggi, Andrea ha dato tanto alla comunità capannorese e lo sta dando anche da un punto di vista associativo, ed è questa la cosa più bella, la cosa che ci interessa di più, perché sta facendo sognare ed entusiasmare tanti capannoresi e tanti lucchesi, e non solo, perché appunto oggi è un personaggio che incide anche sul pensiero di molti ragazzi, e poiché ha degli ideali e dei valori in cui ci riconosciamo, ne siamo davvero orgogliosi. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente sempre su RTV 38, arrivederci.